Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo ai tre atti legislativi che riformeranno il quadro di governance economica e fiscale, il nuovo patto di stabilità e crescita. L'obiettivo principale della riforma è garantire finanze pubbliche sane e sostenibili, promuovendo al contempo una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti. L'Unione Europea intende ridurre il rapporto debito-PIL e disavanzi in modo graduale, realistico, sostenuto e favorevole alla crescita, proteggendo al tempo stesso gli investimenti in settori strategici come quello digitale, green o della difesa. Inoltre, il nuovo quadro di regole offrirà uno spazio adeguato per politiche anticicliche e aiuterà ad affrontare gli squilibri macroeconomici esistenti. Secondo le nuove norme, a tutti gli Stati membri verrà chiesto di preparare un piano strutturale di bilancio nazionale a medio termine che si estenderà su 4-5 anni in base alla durata della legislatura nazionale. Nei loro piani, gli Stati membri si impegneranno a seguire un percorso pluriennale di spesa pubblica e spiegheranno come realizzare investimenti e riforme che rispondano alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo. Si profila un nuovo record per il Made in Italy agroalimentare. Nel 2023 le esportazioni hanno raggiunto i 64 miliardi di euro, circa il 10% sul totale delle vendite all'estero dell'Italia. Alla fine di quest'anno, come evidenzia Confagricoltura, potrebbero far registrare un ulteriore aumento in valore nell'ordine di 6 punti percentuali. Sulle prospettive dell'economia pesano le crescenti tensioni internazionali, l'aumento del costo dei trasporti navali e dei prodotti energetici, ma se le previsioni saranno confermate, risulterebbe sostanzialmente colmato il divario nei confronti della Spagna. L'agricoltura italiana è stabilmente ai primi posti in Europa per valore aggiunto. Aggiungendo quindi ai punti di forza del settore industriale la qualità e l'eccellenza delle produzioni agricole italiane, risulta evidente che il settore agroalimentare del paese ha le potenzialità per diventare il numero uno al mondo. Per il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, le esportazioni possono salire nel medio termine fino a 100 miliardi di euro. 23 milioni di euro è la somma stanziata dalla Commissione europea per stimolare nuovi progetti contro la disoccupazione di lungo periodo e a sostegno del reinserimento delle persone nel mercato del lavoro. Con questo invito a presentare proposte, finanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus, la Commissione intende rafforzare il ruolo delle organizzazioni dell'economia sociale. L'occupazione nell'Unione è ai massimi storici, con il 75,5% registrato nel quarto trimestre del 2023, ma la lotta alla disoccupazione di lungo periodo, ovvero di durata superiore a un anno, rimane un problema in molti Stati membri. Nel 2022 nell'Unione erano 4,5 milioni le persone di età superiore ai 25 anni disoccupate di lungo periodo. Più a lungo una persona rimane senza lavoro, tanto più avrà difficoltà a trovare un'occupazione, con un conseguente aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale. Le misure tradizionali, come la formazione senza sostegno personalizzato, sono spesso insufficienti per affrontare la questione in modo efficace. Il fisco diventa sempre più tecnologico per ricordare ai contribuenti gli appuntamenti. L'Agenzia delle Entrate sbarca infatti sull'app Io con un servizio di notifiche destinate ai contribuenti. Si tratterà di messaggi semplici e personalizzati sulle questioni fiscali di maggior interesse. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l'accesso alla propria area riservata ed alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.